Signori, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Seduta in prosecuzione del 26 marzo 2021, ore 10:41. Invito la signora Meccia a chiamare l'appello, grazie. Sì, solo che da me ancora non si è attivata. No, però da me sì, quindi è sicuro che è andata in porto. Va bene, O se a vogliamo posto. aspettare, vogliamo No, aspettare no, a qualche posto, minuto. a posto adesso. Ok. Allora, Aresu, Presente. Cannella, Presente. Limuli, Presente. Maraventano, assente. Assente. Nona, Presente. Pernice, Presente. Sino, Sino, assente, Presente. presente, Presente. ok, Susinno, Presente. Tumbarello, Presente. Valenti. Presente. 9 presenti. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori, scusate un secondo, come scrutatori consiglieri Sino, Nona e Pernice. Se non ci sono contrari o astenuti, il consiglio approva all'unanimità. La Presidenza non ha comunicazione, a parte che chiedo una sospensione per una conferenza dei capigruppo ora, quindi non più tardi, non dopo, perché c'è un'urgenza a livello organizzativo, a livello logistico, per concordare la nuova sessione, visto che lunedì è l'ultima seduta, quindi oggi è l'ultimo giorno in cui ci possiamo incontrare. Lo dobbiamo fare prima delle 13 perché devo dare disposizione in segreteria. Quindi esaurita la fase della comunicazione anche da parte vostra, chiedo la sospensione in modalità come l'altra volta, quindi invito tutti a staccare microfoni o microfoni e telecamere o uscire se volete, anche possiamo anche uscire. Concordiamo l'orario di uscita e quello di ingresso e i capigruppo ci riuniamo nell'altro canale che è quello WhatsApp, nella chat dei capigruppo. Visto che la conferenza dei capigruppo è segreta e quindi comunque sia dobbiamo parlare tra di noi. Quindi, Per me va bene, Presidente, io sono perfettamente d'accordo. sì, io non vedo al momento prenotazione su interventi. Comunicazioni? Nessuna? Allora, sono le 11:44, signora Meccia. Ok, e si Sospendiamo. sospende. 10:44, Robby, 10:44. 10:44 alle 11:50, alle 10:50 appello. Ok. Quindi abbiamo 6 minuti, ce la facciamo. Scusami, Allora, consigliere Dobby. Rubio. Ci dobbiamo vedere la nostra chat. Sì, l'ho detto. Ok, va bene, ok, dai, ciao. Allora, quindi Nona, Cannella, Tumbarello e io ci vediamo in chat su Scusatemi, WhatsApp. facciamo una videochiamata. Vi faccio la Sì, videochiamata su assolutamente. Va bene. WhatsApp. Andiamo da qui e andiamo in videochiamata. Ciao. Nel frattempo, ogni capogruppo si sente col suo componente. A Ok. dopo. 10:50 appello. Signora Meccia, mi scusi, non dobbiamo interrompere la registrazione, così facciamo Sì, un no, non unica. l'ho interrotta. Va Ok. bene, ok, a dopo.
Quindi noi rimaniamo in aula e come stiamo combinando? Sì, consigliere. Cioè, dobbiamo essere presenti, giusto? Non dobbiamo sospendere nulla. Ok. Oh, Pippo Palo, papà un carrozzo, mi sa così.
Ciao. Signora Meccia, possiamo chiedere chiamare l'appello? Ok. Arei su. Vabbè, continuiamo e poi vediamo. Cannella. Presente. Arei su. Arei su, presente. Limuli. Presente. Maraventano assente. Nona presente. Pernice presente. Quino Sino Susino presente. Tumbarello presente. Valenti. Io presente. Susin Sino. Assente, presidente. Era presente. Sino, sì, tra l'altro in fase di riunione ha parlato con il col suo capogruppo. Sino. Provo a chiamarlo, esco un attimo, lo chiamo, scusate. Sì. Certo, io intanto mi faccio vedere che ho detto presente con la telecamera. Sì, sì, no, sì, ma sì. L'ho sentito. No, abbiamo visto. L'ho visto. Sembri uno dei Beati Paoli, Umberto. Roberto. Bandito. Aspettiamo il consigliere Sino solo in questa occasione perché abbiamo interrotto la seduta. Dico, è chiaro sì, che sì, sì. È un caso particolare questo. Va? Il consigliere Sino sta entrando. Grazie, okay. Consigliere Tumbarello. Niente. Sino? Ecco, sì. Eccomi. Presente. Va bene. Che ora mettiamo allora, presidente? Alle 10:57 abbiamo richiamato l'appello e riapriamo okay. La seduta. Va bene, 9 presenti. Sì, abbiamo finito la conferenza dei capigruppo, il consigliere giovane Cannella, giovane per età, farà il verbale che poi vi invierò anche a voi uffici. Sulle indicazioni da dare il presidente per la nuova sessione, che è stato concordato l'inizio il 6 aprile. L'unica cosa che rimane in dubbio è l'orario, perché c'è stata una richiesta dalla consigliera Tumbarello, in qualità di capigruppo, perché aveva ascoltato i suoi componenti, per spostare l'orario di un'ora. Devo però sentire gli uffici, perché significa che se non dovessimo aprire in primo appello, quindi alle 11:30, ci sarebbe il secondo alle 12:30, quindi poi mancherebbe poco tempo alla fine della giornata lavorativa. Quindi voglio sentire un attimo il dottor Manfrè e l'entourage per capire se gli uffici ce la fanno a lavorare le pratiche, se lo possono fare l'indomani mattina. Dobbiamo sicuramente non intasare l'organizzazione, la parte logistica. L'ideale per me, ma c'è qualche consigliere che chiaramente per impegni lavorativi non è d'accordo, perché io sono d'accordo sulla richiesta che ha fatto
l'ha considerato un barello, perché è chiaro che alle 10:30 per le 11:30 rompe la mattinata, ancor più a me che devo fare due appelli, quindi ogni volta io dalle 10 alle 12:30 non ci sono, quindi non posso prendere impegni. Quindi l'ideale sarebbe o alla fine della giornata, però c'è questo vincolo, o all'inizio della giornata, perché per me anche alle 8:30 sarebbe perfetto, come fanno tutte le commissioni consiliari, però c'è chi lavora e non lo può fare. Quindi sento un attimo gli uffici e sull'orario vi do conferma, ma già vi preannuncio che è difficile, perché era stato spostato in questi mesi, era stato anticipato per questo motivo, perché se vi ricordate nelle prime convocazioni di aprile dell'anno scorso facevamo a quell'orario, facevamo già alle 11 per le 12 e gli uffici avevano difficoltà, quindi credo che non sia cambiato niente, forse solo i tempi di procedura, che magari ora è più chiaro come fare, quindi magari se lui dice no, ora ci possiamo organizzare, aspetto chiaramente una risposta dall'ufficio, solo loro me lo possono, cioè non voglio sicuramente, cioè devo venire alle esigenze di tutti, compreso degli uffici, che capite. Scusate, bene, qual è l'orario? Giustamente... No, l'orario è ancora in vigore, perché è stato l'orario ancora. Non si sente bene. Non si sente bene. Ah, ecco, non sono gli amici. Ora è anche bloccata l'immagine. Adesso non sento nulla, io dico. E anche l'immagine era bloccata, probabilmente nella zona in cui non c'era campo. Sergio, la proposta era, l'orario era quella di farlo dalle 11:30 alle 12:30, anziché dalle 10:30 alle 11:30. Sì, se non è possibile anche dalle per 11:30. Sì, ok, oppure in alternativa, cioè, io ho anche detto, sostanza, sì. Se è possibile alle 11, alle 12, mezz'ora in più, mezz'ora in meno. Vediamo cosa dicono gli uffici, perché se gli uffici ci danno l'ok per le 11:30, 12:30, spostiamo. Se per loro può essere meglio 11:12, facciamo 11:12. Cerchiamo di contemperare le esigenze di tutti. Comunque per me andrebbe anche bene, si potrebbe anche valutare. Va bene, vediamo quello che ci dicono gli uffici, perché poi alla fine sono loro quelli che devono redigere i verbali e le delibere, quindi vediamo di capire se è fattibile per loro. Non credo che dovrebbe essere un problema insormontabile, visto che ormai hanno preso anche la mano, però diciamo vediamo di capire, ascoltiamo. Gli altri colleghi sono d'accordo? Sì, credo di sì. Dico, in questa occasione c'è la possibilità, io ho ascoltato quello che ho invitato i membri del gruppo misto a farmi le richieste, ho ricevuto la richiesta del consigliere Sino, mi sono fatta portavoce della richiesta, quindi se qualcun altro ha altre richieste o se non gli sta bene, questa è l'occasione per poterlo esternare. Ma insomma, la mia fiducia alla consigliera Tumbarello, mi rappresenta lei e così va bene. Consigliere Valenti, io la ringrazio. Vabbè, chiamatemi come volete, ma però l'orario per me va bene. Consigliere Valenti, ma che le sta succedendo? Consigliere Valenti, non ci sono aggettivi per poterla descrivere. Lei è una ricchiaia, sta diventando una pecorella. Comunque sia, io lo dico. Com'è? Ricordo che registrazioni, siamo in registrazione. No, stiamo dicendo niente, aspettavamo il consigliere Limuli, il presidente Limuli, non abbiamo detto niente. Signora... dire una pecorella al consigliere Valenti. L'abbiamo visto di peggio, consigliere Tumbarelli. Sentite, è giusto. Ma poi ci sono nei consigli comunali di Milano, si spogliano nudi in diretta. Dico, addirittura in Spagna, si sono viste delle tette, dico veramente. Signori, scusate, ho dovuto chiudere il microfono perché sta diventando un riunione di condominio. Signora Veccia, mi sentite? Sì, la sento. Ok, grazie del supporto che ho avuto da tutti. È stato chiaro il messaggio, possiamo procedere con la seduta regolare. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Nessuna comunicazione, possiamo procedere con l'ordine del giorno, signora Veccia. D'accordo. Dovremmo essere, io non c'ho l'ordine del giorno davanti, quindi chiedo il supporto suo, dovremmo essere alla 18 da approvare, se non sbaglio. Un attimo, sì, le do conferma, del consigliere Nona. Esatto, avente progetto? Rifacimento, marciapiede
e con relativo livellamento delle radici in via Filippo Brunelleschi 20. Perfetto, possiamo porre in votazione per favorevole contrario il prelievo che il Consiglio approva all'unanimità. Ore 11. Prego, consigliere Nona, ha facoltà. Grazie Presidente, avendo fatto un sopralluogo qua in via Brunelleschi, civico 20, ho notato che c'è diciamo un marciapiede, sono due soglie di marciapiedi distaccate diciamo dal proprio diciamo posizionamento. È per una questione di sicurezza che i pedoni per i residenti, giustamente chiedo il ripristino di questo marciapiede. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Nonna. Mi può chiedere, io non ho supporto informatico oggi, quindi non mi può indicare il punto per capire qual è? E allora il punto è dove c'è il Perez. Di fronte qua non ce l'ha diciamo la villetta con gli alberi, che ci sono i cercini qua tutti distaccati e che sono diciamo sollevati, e più avanti diciamo che costeggia sempre diciamo questa il marciapiede, che poi qua diciamo c'è il, come si chiama, se lei nota c'è il diciamo una cabinetta, quella della Telecom, se è Telecom, se qualche una posizione di telefonica diciamo. Quindi parliamo della rientranza dove c'è i bar, va? Bravissimo, sì. Perfetto, sì, confermo. Va bene, grazie consigliere Nona. Non vedo altri interventi, quindi possiamo porre in votazione la mozione numero 18, così come esposta dal proponente consigliere Nona, per appello nominale, grazie. Sì, farei su. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. All'unanimità. Perfetto, possiamo procedere con la mozione numero 19? Sì, gliela leggo. Sempre del consigliere Nona, rifacimento marciapiede con relativo livellamento delle radici in via Filippo Brunelleschi 22. Quella cantante. Approvato all'unanimità il prelievo, prego consigliere Nona, ne ha facoltà. Grazie Presidente, niente, questa mia mozione riguarda sempre diciamo il problema diciamo che facendo un sopralluogo mi sembra via Brunelleschi 22 e diciamo più avanti che sempre costeggia diciamo questo marciapiede, e ci sono pure due botoli di marciapiede, chiamiamole così, staccati. È sempre dei botoli di marciapiedi, si chiamano botole di marmo, chiamavano botole di marmo di marciapiede. Ero convinto soglia. No, vabbè, soglia, pure o soglia o botole, la stessa cosa. Per questione di sicurezza, per i pedoni e per i residenti, chiedo diciamo il ripristino di questi marciapiedi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Nona. Ci sono interventi? Nessun intervento. Possiamo porre in votazione per appello nominale. Signora Meccia, la mozione così come esposta dal proponente. Ok. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano. Assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. 9 all'unanimità.
Grazie signora Meccia, io per impegni istituzionali sono alla postazione, sono arrivato alla postazione di Lazio. Non mi sentite? Io sto per uscire. Vabbè, prenderà la laurea. Presidente, io pure esco. Signori, il consigliere anziano, qualcuno la dovrà prendere. Io sono in via del Lazio per un problema io di... Sto uscendo. Io anche... Un attimo allora, solo. Meccia. Allora, signora Meccia, facciamo così. Sì. Facciamo così. Allora, signora Meccia, facciamo uscire prima. Allora, consigliere Tumbello. Non la sento okay. Bene. Arrivederci. Mi sente? Vabbè. Mi sente signora Meccia? Sì, adesso sì. Allora, hanno detto che escono Tumbello. Sì. Nona. Aresu. Aresu. Nona. Nona. Sino. Sino. Alfredo, ho sentito bene, giusto? Sì, sì, io esco. Arrivederci, buon fine settimana a tutti. Alfredo, buon fine settimana. E io pure esco. E Valenti. Consigliere Valenti esce. Quindi sono cinque che escono. Sì. I presenti rimaniamo. Quattro. Allora, sostituiamo prima che io esco dalla seduta il consigliere e i consiglieri scrutatori che erano. Erano Sino e Nona che non ci sono. Sostituiamo Sino, Nona. Ma esce pure Beatrice forse. Sì, sì, presente, esco anche io. Buona giornata, consigliere Pre. Unica 10 esce per me. Altrettanto, non abbiamo più neanche il numero per nominare il collegio degli scrutatori. Quindi, okay. Presidente, constatata l'assenza del numero legale, alle 11:10 chiude la seduta. Ok. Buona giornata a tutti, buon fine settimana. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata a tutti. Arrivederci.